trovati una due giorni dedicata a madre Florenzia Profilio oh, da qualche mese venerabile noto ha celebrato questa importante figura nella città in cui operano le suore volute proprio da madre e Florenzia creatrice fondatrice dell'istituto delle suore francescane dell'immacolata concezione di Lipari. Quale migliore occasione per poter parlare di Madre Florenzia con l'attuale Madre Generale, eh, Madre Liliana Pagano, ma con noi c'è anche il postulatore eh, della causa di canonizzazione eh, di Madre e Florenzia, eh, Padre Gianni Califano. Affronteremo l'argomento che riguarda proprio la figura di questa Santa Donna che giovanissima eh, da Lipari andò in America con un unico obiettivo, un unico scopo: abbracciare la fede in Cristo e soprattutto dare aiuto a chi soffriva, agli ultimi, ai diseredati. Bentrovati, Bentrovate, Madre Liliana. Io partirei da, da una domanda eh, molto semplice a lei. Anche anche cara, lei dal 2014 regge le sorti dell'istituto, quindi diciamo che ha ricevuto in eredità da madre Florenzia questo grande segno divino, questo dono, occuparsi di chi soffre. Parlare di madre Florenzia in questo momento, sotto questa luce, eh, la luce che la vede già nella Gloria dei beati, così come la Chiesa ha voluto presentarcela, credo che sia per me un, veramente un motivo di grande gioia, non solo, ma credo anche di grande responsabilità, come lei accennava, una responsabilità che mi coglie eh, nella mia funzione di responsabile della famiglia religiosa che Madre Florenzia ha fondato nel 1905. Una famiglia religiosa che eh, lei ha voluto testimone della tenerezza di Dio. Ne parlavo anche con le suore in questi giorni per poter affrontare in modo particolare eh, la figura di questa nostra madre che ci accompagna giornalmente e nel contesto soprattutto di quella che è la vita sociale dei nostri giorni, che ci impegna ad essere oggi come lei ha fatto nel suo, tempio, nel suo tempo, testimoni di questa tenerezza di Dio, tenerezza verso i bambini, i bambini che ora noi ancora accogliamo nelle nostre comunità, nella comunità di Trapana ad esempio, dove vengono curati bambini eh, sia nella scuola, sia anche come accoglienza di bambini in, in stato di bisogno ma anche a Palermo, ma anche a Roma, in ma anche nelle nostre missioni, ad esempio nel Perù e nel Brasile e ora, se Dio vuole, anche eh, prospettandoci nella missione del, dell'Africa. Della, dell ecco, questa responsabilità mi prende perché eh, dobbiamo cogliere l'aspetto eh, della luce di cui lei parlava, Florenzia, testimone e... Di un'immensa luce che Dio ha le affidato nel suo tempo e che, ecco, ora è stata consegnata a noi e che noi dobbiamo consegnare, che dobbiamo, ecco, presentare alla società di oggi. Una luce che ci vede testimoni, eh, testimone di fede, testimone di amore, testimone di carità, testimone di tenerezza di Dio grazie madre Liliana inesauribile fonte di luce Florenzia questo è per l'appunto il tema della tavola rotonda eh, le eh, suore di madre Florenzia noto operano in via Silvio Spaventa siamo in pieno centro storico alle spalle di Palazzo Ducezio sede del comune eh, la casa è la casa del canonico Cicchetti che nel 1947 anche lui orfano, anche lui un grande che si occupava dei bambini volle lasciare proprio alle suore di madre e florenzia. Tornerei nuovamente a parlare della nostra cara madre florenzia con padre Gianni perché lui è stato presente in questo particolare segmento che porta verso la santità madre florenzia da serva di Dio oggi è venerabile. Sì, si tratta di una tappa intermedia del cammino verso la canonizzazione e questa causa è affidata alla postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori, è iniziata con i miei predecessori che avevano molta simpatia, molta stima per la figura della madre e per l'Istituto delle Suore, e in particolare Padre Luca De Rosa, Padre Folghera. E io ho continuato il loro lavoro nella postulazione generale. Come dicevo siamo a una tappa intermedia perché eh, attualmente alla madre viene attribuito il titolo di venerabile. La Chiesa, eh, con il suo sapiente giudizio da parte dei teologi e dei cardinali della Congregazione delle Cause dei Santi, ha riconosciuto che questa donna, eh, conterranea della Sicilia, ha vissuto in grado eroico le virtù della vita cristiana, si intendiamo naturalmente la fede, la speranza, la carità e le virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, quelle che ci ha insegnato il catechismo, che però fanno sempre parte della vita sì. cristiana. E, e quindi mh, è, è stata semplice, ma è stata straordinaria, diremo nell'esercizio di queste virtù cristiane. E, in futuro noi ci auguriamo di poter raggiungere anche le altre tappe della causa, ossia che Madre Florenzia possa essere venerata come beata e successivamente come santa. Beata vorrà dire mh, riconoscerle mh, un culto nella sua terra d'origine, nella diocesi di Messina. Lipari è un culto anche in tutte le zone dove sono presenti le suore, quindi anche all'estero, mentre con la canonizzazione, e eh, potrebbe avere, ci auguriamo che abbia un culto universale, cioè una santa della Chiesa Cattolica e noi continuiamo naturalmente a, a, a lavorare mh, per l'avanzamento della causa sia dal punto di vista diremmo così tecnico della ricerca mh, dei documenti necessari eh, compiere gli atti necessari per questo ma anche soprattutto direi anche della preghiera e, e, e della testimonianza penso che siano le cose che eh, mh, possono aiutare ad avanzare velocemente la causa, ecco la preghiera e la testimonianza, cioè raccogliere la sua eredità di carità verso gli ultimi e attuarla. Lei parlava di eroiche virtù sì. e questo hanno portato Madre Florenzia ad essere venerabile. Sì. Per andare oltre però occorrono anche dei miracoli. Certamente. E per far ciò, cosa bisogna fare? I fedeli cosa devono fare? Ecco, il compito delle suore e di chi già conosce Madre Florenzia è di farla conoscere ancora di più, cioè che diventi una nostra amica, una persona come dire di fiducia che entra nelle case con il suo sorriso, con la sua presenza e alla quale ci si può rivolgere anche per chiedere un intervento, eh, diremo così di consolazione, una guarigione possibilmente è Dio che concede i miracoli, certo. ma i santi sono i nostri intercessori. Ecco, quindi nella misura in cui Madre Florenzia viene più conosciuta e più amata, è più facile che si verifichi certo. un miracolo grazie padre Gianni io concludo questo nostro quotidiano appuntamento ricordando anche che la giornata della domenica prima della tavola a rotonda alla quale hanno partecipato madre Liliana e padre Gianni c'è stata anche una particolare marcia la marcia delle famiglie che ha visto ha noto la presenza di decine di famiglie provenienti da tutta la Sicilia un appuntamento importante che non mancheremo di sottolineare, ricordando sempre il carisma di Madre e Florenzia. La due giorni si è conclusa sempre a Noto, nella chiesa di San Carlo a Corso, con la celebrazione con la Santa Messa presieduta dal vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò. Grazie ai miei ospiti, grazie a quanti ci avete seguito. L'appuntamento è per domani.